Eccoci tornati in studio, Radio Yes, la radio della città di Roma, e facciamo un bilancio delle festività per quanto riguarda il cinema. E questo è il periodo dell'anno dove si va di più al cinema, le vacanze, il tempo che è sempre così, e quindi tutte le distribuzioni e gli esercenti si impegnano al massimo per fare i cassi in questo periodo dell'anno. Ecco, quest'anno non è andata poi così bene, e di questo ne parliamo con Gloria Satta. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buon anno. Buon anno a voi. Allora, al cinema non è andata così bene. No, la crisi purtroppo, l'abbiamo detto tante volte, tocca anche il cinema, e quindi gli incassi sono scesi. Del resto è tutto il mondo è così, tranne l'America, dove invece sono schizzati in avanti, perché in America la gente continua ad andare al cinema nonostante la crisi. Da noi, come nel resto d'Europa, sono andati giù i biglietti. Diciamo che ormai si monitora con un'attenzione, devo dire, maniacale, gli incassi, quanto ha fatto una commedia, quanto ne ha fatto un'altra. Le ultime rilevazioni includono la festa della Befana, in cui tradizionalmente il pubblico va al cinema, e devo dire c'è stato un calo del 7,79%, sembrava che dovesse essere ancora più alto, quindi c'è stato un calo, ma tutti dicono meno male, potevamo farci ancora più male. Si sono venduti 10 milioni e 500 mila biglietti, mentre nel 2011 era 11 milioni e 400 mila, quindi diciamo un milione e meno di persone sono andate al cinema. Questo è un brutto dato, insomma. Sì. Diciamo che in tutto questo la parte del leone, però, dato positivo, l'ha fatta il cinema italiano, perché come giustamente hai detto tu, Francesco, a Natale l'industria schiera i pezzi da 90, sono ancora considerate le commedie, quindi diciamo nella top 10 delle feste 5 film italiani hanno fatto ottimi incassi, e devo dire che la soddisfazione è che nell'ultimo weekend il film di Vanzina, la commedia Mai Stati Uniti, una commedia molto garbata, molto partito carina, bene, molto vero? È partito benissimo, sì. È in testa. E diciamo un'altra nota, se mi permetti, positiva, è che l'unico film che non è una commedia, La migliore offerta di Tornatore, ha fatto una partenza fulminante, è già arrivato a 2 milioni e 800 mila euro. È un film drammatico, un thriller, insomma, voglio dire. Quindi diciamo il cinema italiano in questo momento si sta beando, perché sta andando forte. Poi bisogna vedere il resto dell'anno, perché poi il 15 gennaio sapremo come è andato veramente il 2012. I primi dati, quelli che riguardano tutto l'anno tranne dicembre, non sono, c'è poco da stare allegri. La quota di mercato del cinema italiano è scesa al 23%, era il 37% l'anno prima. Quindi diciamo il clima è abbastanza preoccupato. La cosa non è che qui abbiamo dato la colpa alla crisi economica, e ci siamo. E tant'è che molti esercenti spingono per trovare soluzioni idonee per ridurre il prezzo del biglietto, incentivare le famiglie. È un problema grosso. L'altro questo dato devastante che io ricordo sempre è la pirateria, e qui non si fa nulla, ed è una vergogna che si lasci, che la politica non legiferi su questo e si lasci morire un'industria come quella del cinema. Si parla, lo dico ai nostri ascoltatori, che questa incapacità della politica a trovare soluzioni su questo tema priva l'industria cinematografica di 700 milioni di euro all'anno, che è una roba mostruosa. Ecco, io questo lo ricordo sempre. La distruzione, non ci sarà più niente da scaricare fra un po'. Esatto. Io trovo che quello che è grave, in tutti gli altri paesi del mondo, l'America, la Francia, sono state adottate delle misure molto severe, cioè sì, puntare che è legalmente un film è uno che ruba, c'è poco da fare. E poi il biglietto del cinema non sia sceso in conseguenza della crisi, questo è un altro discorso, gli esercenti devono anche fare un esame di coscienza, perché nel momento in cui i consumi calano, calano anche i prezzi, questa è la legge del mercato, andate a vedere nei negozi, ti tirano dietro, ti fanno là e non è sceso, questo invogliano in ogni modo, il biglietto del cinema sta là e non è sceso, questo
Nessuno di noi si sognerebbe di entrare in una libreria e rubare i libri, la cultura è di certo. tutti. No, vi ricordate, questo mi fa venire alla mente questi, i famosi espropri proletari degli anni 70, quando i ragazzi annoiati della Roma Bene andavano a rubare i libri da Feltrinelli, ve lo ricordate, no? Esatto, come no? Una cosa assolutamente ridicola. Allora oggi sì, la cultura è di tutti, allora diciamo la nascita della tecnologia ha posto il problema anche per la musica, no? Forse un CD 40 euro di musica costa troppo, quindi diciamo l'arrivo della nuova tecnologia e la relativa facilità di scaricare file, l'accento sul prezzo delle cose, quindi certo. sicuramente abbassiamo i prezzi, troviamo, secondo me, io l'ho scritto anche nel mio blog su Messaggero, nel futuro la sala sarà una delle opzioni per vedere cinema, certo, sarà una delle opzioni insieme anche ad altre, è chiaro, non ho nulla in contrario, molte cose si ma possono si paga. Creare. Si paga, si deve si pagare, paga però, perché il cinema, come la musica e come l'editoria, è un'industria che presume qualcuno che investa dei soldi, dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Allora, se noi rubiamo, non troveremo più nulla. Mm-hmm. L'industria chiuderà, si estinguerà l'audiovisivo. Allora, che vuoi scaricare dopo? E hai certo. voglia di scaricare? Non avrai più nulla da scaricare. E purtroppo, ti dico, Francesco, quello che un po' mi deprime è che non solo non si fa nulla, ma il reato di downloading illegale da noi non è percepito come un reato. Non è una cosa grave, né anzi, da parte è quasi di chi una furberia, pratica, è una furberia. Ecco, è una furberia da parte di chi lo pratica, sia da parte delle istituzioni che lo dovrebbero combattere. Quindi questo è molto grave, ci mette indietro nella lotta, terribilmente indietro nella lotta alla pirateria. Sì. Gloria, quest'anno le case di distribuzione hanno cambiato strategia, nel senso che la sbornia dei film natalizi si è esaurita. Diciamo le uscite, le teniture si è esaurita con la Befana e addirittura sì. per Tornatore l'uscita è stata il 1 gennaio e esatto. subito nel mese di gennaio, che era un mese un po' fiacco come uscite, esatto. invece riparte immediatamente esatto. tutta una serie esatto. di uscite. Esatto, c'è anche Muccino, il film Muccino, nuovo di Muccino, quello che so dell'amore. E poi c'è Tarantino, il film Tarantino. Che tu hai visto. Ecco, esatto. che ti è piaciuto? Da morire, lo posso dire proprio veramente una delle quelle occasioni in cui io non lesino il superlativo. Ecco. Uh-huh. Tarantino ha fatto un film geniale. Perché ha voglia di dire si è ispirato ai B-movies italiani, certo, ma li ha restituiti con un linguaggio tutto suo. Lui rilegge Django Unchained, Django senza catene, il famoso film di Corbucci, ricordiamo esatto, ai nostri ascoltatori. Che l'ho rivisto di recente, mi è parso sempre un film rivoluzionario, un bellissimo film, era un western in cui c'era un Franco Nero straordinario all'inizio della carriera, era il vendicatore che tutto il film gira trascinando una bara e poi scopriamo che dentro la bara c'è una mitragliatrice con la quale stermina tutti i nemici. Partendo molto alla lontana da questo, lui ha riletto Tarantino ha riletto la storia dello schiavismo nero, immaginando un personaggio di uno schiavo, che è appunto Jamie Foxx, che deve vendicare i soprusi subiti da tutta la sua gente, soprattutto deve diciamo ritrovare la moglie che è stata venduta come schiava, torturata, eccetera. Ma il film è straordinario perché è una girandola di invenzioni visive, di dialoghi fulminanti. Poi c'è il grande attore che è quasi forse il protagonista, è lui, Christoph Waltz, l'avrete visto, sì, perché sì. è il nazista di Bastardi senza gloria. Qui fa un cacciatore di taglie che addestra lo schiavo a diventare un killer. Ma è bellissimo perché ci sono dialoghi fulminanti, colpi di scena, spettacolari panorami, gli attori sono più bravi dell'altro, poi lasciatemi dire DiCaprio che fa uno schiavista cattivo che più cattivo non si può, è veramente all'altezza di Marlon Brando, spero che gli diano l'Oscar, finalmente glielo devono dare a questo DiCaprio che è bravissimo. Un ottimo attore, sì. È Senti un bellissimo film che consiglio proprio a tutti. Ecco, Gloria, invece, io qualche perplessità l'ho avuta sul film di Tornatore, un buon film, ma troppi parlano di capolavoro. Tu che ne pensi? Guarda, è sicuramente un buon Tornatore. Io, vabbè, il capolavoro di Tornatore resta indiscutibilmente il nuovo cinema paradiso. Assolutamente. A me è piaciuto anche molto Bahia, un grande affresco, grande cinema.
Questo è un bellissimo film che ha una suspense continua, una ambientazione che finalmente è al di fuori dall'Italia, quindi non sembra esatto. neanche un film italiano, sì. un attore straordinario, Geoffrey Rush, l'avete visto recentemente, Il discorso del re, faceva il logopedista, qui fa questa figura di collezionista d'arte, misantropo, misogino, uno che evita il contatto col mondo, e poi è bravissimo perché metà del film recita davanti a una porta chiusa, perché dietro questa porta c'è la donna misteriosa che poi scopriremo in una concatenarsi di colpi di scena. Ma è un film che ti inchioda, che ti avvince. Un finale un po' tortuoso, che ne pensi? Senza svelare nulla ai nostri ascoltatori. No, guarda, il finale forse si attorciglia un po', diciamo, poteva finire 10 minuti prima. Forse Tornatore insiste un po' nel finale, lo sottolinea un po' troppo, però è un bellissimo film, infatti sta facendo un sacco di soldi, sì, la gente fa queste cose, il passaparola è tassativo, no? Uno parla con l'amico, lo è certo che è la miglior promozione per un film, è il passaparola. Francesco, è l'unica alternativa alle commedie. Ora capisco che tutti vogliamo ridere e distenderci, però non è possibile che il cinema italiano faccia solo commedie. Certo. Potremmo farci altre 5 trasmissioni. Esatto. Su questo. Cioè, è l'avere abolito i generi che ha fatto crollare l'industria. Capisci? Grazie però. Gloria, ci sentiamo allora, presto. Grazie a voi, buona giornata e mi raccomando, andate al cinema. Brava. Tutti i giorni. Gloria Ciao. Satta del Messaggero, grazie. Arrivederci. Ciao.